Ciao a tutti, io sono Giacomo e sono un ex paziente ricoverato dell'Istituto Pio XII per la cura dell'asma di Mesolino. Sono stato un paziente più o meno per 6-7 anni, dal periodo delle medie fino alla maggiore età. Secondo me il mio percorso mesoliniano è stato molto utile, mi ha insegnato molte cose sia sotto il punto di vista medico che sotto il punto di vista umanitario. Questo perché, col punto di vista medico, mi ha insegnato come gestire l'asma, come saperla prendere per tempo, come regolare anche la propria respirazione per diminuire l'attacco d'asma ed aiutare altre persone in caso sia la prima volta che si confrontano con questo problema. Mentre sotto il punto di vista umanitario direi moltissimo perché mi ha veramente fatto crescere tanto e mi ha fatto conoscere molte persone, le quali mi sono sempre state legate e ci siamo sempre aiutati e continueremo sempre ad aiutarci l'un l'altra. Sono stato un ragazzo molto fortunato, ai tempi un bambino molto fortunato, perché il mio pediatra era completamente a favore di questo progetto e anzi è stato lui uno di quelli che mi ha consigliato di andare su per questo motivo. E ha sempre spinto perché potessi salire sulla misurina ad affrontare queste cure. Ora, le visite per diagnosi della mia asma si sono svolte inizialmente per l'appunto come una visita medica molto semplice e poi sono state fatte in particolare due esami che sono la spirometria e l'esame del feno. La spirometria mi è stata fatta, è molto utile per poter effettivamente vedere se ha un problema di asma. Mentre il feno aggiunge anche il fattore del controllo dei bronchi e della loro irritazione. Ho avuto un attacco d'asma, quello più eclatante, diciamo, è stato alle medie, dopo l'ora di ginnastica. In quel momento mi sono sentito al centro dell'attenzione, se si può definire così. Questo perché per l'appunto stavo poco bene, vedevo tutti quanti che mi osservavano, praticamente nessuno conosceva questo effettivo problema dell'asma e quindi era sì una cosa nuova per tutti quanti, era molto strano. Io ho notato molti miglioramenti nello stare a Misurina e sono stato bene anche una volta tornato a casa, siccome io andavo su soprattutto nei periodi estivi di luglio. Fino a marzo stavo parecchio bene, anche perché era un discorso ma anche legato molto alle allergie. E quando ritornava la primavera e quindi il boom dei pollini, mi tornavano anche i problemi di asma. Io consiglierei vivamente l'istituto di Misurina ad una famiglia che abbia dei figli con dei problemi d'asma per poter curarla, sia come ho detto prima, sotto il punto di vista medico che sotto il punto di vista umanitario. Perché anche un'esperienza, possiamo definirla anche come può essere la prima esperienza di andare via da soli, di crearsi una propria indipendenza dai genitori, di essere più autonomi, ecco, sia nel contatto con le altre persone, come anche nel capire se stessi, saper gestire le proprie problematiche, saperle affrontare, venirne fuori. Cosa ha significato per me il ricovero a Misurina? Per me ha significato veramente molto, mi è stato molto utile per essere più consapevole sotto diversi aspetti, essere più consapevole di me stesso, saper affrontare i miei problemi e anzi no, saperli affrontare. Aver la voglia di affrontare i miei problemi.